Ciao a tutti! Oggi vi parlo delle palette che possiedo, le palette di ombretti. Vi faccio vedere, allora, alcune sono custom, nel senso che le ho fatte io, altre invece se sono già comprate così. Partiamo subito. Allora, di un paio vi avevo già parlato in altri video, che sono quelle della MUA Makeup Academy. Allora, la prima è questa, che è la Glamour Night. Eccola qui, che non ho usato ancora proprio tutti i colori, però alcuni li ho usati e mi piace. Alcuni sono scriventi, altri meno, però devo dire che ecco, quelli opachi tendono ad essere un po' meno scriventi, mentre invece quelli satinati e quelli shimmer scrivono molto bene. I colori mi piacciono, soprattutto io uso soprattutto questo. Ho usato il verde, ho usato questo grigio scuro antracite, il grigio un po' più chiaro, questo nei punti luce, questo forse non l'ho usato una volta. Che uso meno ovviamente sono questi qua un po' dorati, perché su di me i colori dorati non stanno molto bene. Comunque una bella palettina, costa 4 sterline, tipo 4,50 euro, una cosa del genere. Molto carina, mi piace anche la confezione, i colori, mi piace tanto. Poi c'è questa qua, che era sempre quella della MUA che avevo ricevuto in omaggio, The Artist Collection, che contiene sia ombretti, due blush, un bronzer e un illuminante. Ecco, questa non l'ho comprata io, mi era arrivata in omaggio, ma devo dire che è molto carina, perché appunto contiene anche i blush. Quando io la uso più che altro quando sono veramente molto molto di fretta e non ho tempo di stare lì a truccarmi più che bene, di star lì a dare chissà che sfumature. Magari devo semplicemente uscire per andare a fare una piccola spesa. Cioè, non è che sto lì a mettermi in tiro, ecco. Quindi questa palette mi torna utile perché non devo aprire 10.000 cassetti per tirare fuori un blush, per tirare fuori. È tutto qui. Quindi poi sono colori davvero molto tenui, quindi proprio per un trucco da giorno, su di me perlomeno, come trucco da giorno. I colori che uso di più sono allora questo blush, perché è quello un po' più scuro. Nel video sembra un pesca, ma in realtà non è proprio un pesca, è più su un rosa. Uso un pochino anche il bronzer e soprattutto l'illuminante, perché io adoro gli illuminanti. I colori della palette che ho usato di più sono questo qua, che è una specie di panna che uso come base per l'occhio, e poi questo qui, che è un marrone un po' più freddo. Cioè, purtroppo qua i colori sembrano tutti caldi un po'. Vabbè, comunque questo qua marrone è un po' più freddo rispetto a quest'altro. Gli altri colori li ho usati forse una volta, ma non ho ancora avuto modo proprio di testarli bene perché sono colori che non uso tantissimo, nel senso che questo viola è un pochino forse troppo elettrico per me. Comunque non è particolarmente intenso una volta che è steso, per cui è modulabile, si può usare tranquillamente, ecco. Poi le altre due palette di cui vi parlo, sempre della MUA, sono le famosissime Undressed. Questa qui è la prima, è l'Undressed, Undressed, boh, non so come cavolo si pronuncia giusto, comunque. È la prima che è uscita, che ha 12 ombretti che servono per creare un trucco, diciamo, quello che viene chiamato comunemente un trucco nude. E è praticamente un, si pronuncia dupe? Un dupe, se sbaglio, correggetemi, della famosissima Naked di Urban Decay. Eccola qui. Allora, io personalmente la Naked non potrei mai permettermela, perché anche se facendo un calcolo conviene, perché sono 3,50 euro, ombretto, ok, però io 50 euro quasi da spendere tutti in una volta per una sola palette, cioè proprio io, vabbè, non li ho. Detta proprio papale, non li ho. E quindi magari c'è chi magari dice io spendo tanto una volta sola, e chi invece magari dice spendo poco e ho più cose. Qui forse sono qua un po' nella seconda categoria. So che non è proprio giustissimo, però ecco. Allora, questa mi piace. Mi piace, io non ho avuto modo di provare la Naked originale, devo dire la verità. Ho visto comunque gli swatch in rete, le comparazioni sono davvero molto simili. Allora, ci sono colori opachi, che sono questo, forse sono solo questi due, proprio veramente opachi. Poi
Poi ci sono i satinati, che sono questo, mi sembra. Questo, forse questo. Comunque poi ci sono quelli shimmer, che sono questi qua, eccoli qua, questi tre. Ecco, gli altri sono tutti satinati. Sono dei bei colori, nel senso che vabbè, gli opachi non scrivono molto, devo dire la verità. Gli altri scrivono benissimo, forse l'ho già anche detto, aiuto. Però mi piacciono i colori perché ci sono diverse gradazioni, si possono combinare bene e vengono fuori dei bei risultati. Poi comunque ci sono, a parte questo che è palesemente dorato, o magari, però comunque ci sono dei colori, utilizzabili facilmente anche da me che seguo l'armocromia. Non sono proprio così fiscale, nel senso che a volte uso anche colori che non sono miei, che però magari non si discostino troppo, nel senso che ok, non andrò mai in giro con un maglione color ruggine o con un rossetto arancio, quello no, però diciamo che sforo un po' dalla mia categoria, spesso e volentieri. E questa c'è, 4 sterline anche questa costa, quindi veramente costa una miseria, e se volete comunque i colori come quelli della Naked, potete optare per questa opzione. E poi è uscita questa qua, che è la Undress Me Too, che praticamente è, diciamo, uguale alla Naked 2, la Naked 2 della Urban Decay. Eccola qua, questa qua non è molto che uscita. Allora, possono sembrare davvero molto simili i colori delle due palette qua, però in realtà non sono poi così simili, vi dirò, perché comunque li ho provati, li ho swatchati e non sono poi così, cioè i colori che vi sembrano simili, se poi li stendete, li provate, vedrete che comunque sono sfumature diverse. Allora, il trucco che ho adesso l'ho fatto con questa. Ho usato questo come base sull'occhio, che tra l'altro, ecco, la differenza tra quella palette di prima e questa è che questa dietro ha scritto tutti i nomi degli ombretti. Quindi ho usato questo, che è il Shy, si chiama. Poi ho sfumato con questo che si chiama Reveal, e infine questo qua più scuro, che è il oddio, non riesco a leggere, il Obsessed. Ok, non riuscivo a leggere. E infine, messo a mo' di matita, diciamo, c'era questo qua, che è il più scuro, che è il nero opaco, che è Corrupt. Mi piace perché, allora, questa qua mi sembra che forse, oddio, magari sto dicendo una baggianata, però mi sembra che questa qua abbia colori più scriventi rispetto all'altra. Ci sono comunque dei colori, diciamo, più freddi. Ci sono sia colori freddi sia colori caldi. Comunque sono abbastanza neutre come palette. Ed è per questo che mi ci trovo bene. Volevo farvi vedere un po' il trucco, ma ovviamente con il mio telefono non si vede molto bene, purtroppo. Comunque mi piacciono queste due palette, penso che le userò tantissimo, perché per fare un trucco da giorno, comunque quella volta che volete essere truccate senza sembrare truccate, queste penso che siano l'ideale. Infine ho queste palette, che sono quelle che ho fatto io, che sono diciamo delle custom palette, perché ho fatto arrivare tramite eBay, su consiglio della mia amica Maura, che saluto, che lei è una truccatrice bravissima e dà sempre ottimi consigli. Ho fatto arrivare queste palette vuote su eBay, tra l'altro ne ho prese 3 e comprese di spese di spedizione costavano 6 euro. Ci hanno messo quasi un mese ad arrivare, però veramente, cioè, 6 euro 3 palette vuote. Tra l'altro dentro avevano anche tutte le loro cialdine, io le ho tolte perché non mi servivano, quindi, cioè, costano davvero poco. Poi ho comprato un foglio adesivo magnetico per poter attaccare tutte le mie cialdine. E questi sono i risultati. Allora, gli ombretti che vedete dentro sono di Yves Rocher. Allora, questa qua, per esempio, in questa ci ho messo dentro tutti i marroni e i grigi, il bianco, insomma, i colori diciamo più nude. E questo qua è un correttore perché nell'altra non ci stava, quindi l'ho messo qui. Questi qua sono tutti gli ombretti singoli mono della Yves Rocher. Io, facendo la consigliera di bellezza, avevo acquistato il set di cialdine sfuse, e quindi non sapevo dove metterle, le avevo lì che giravano. Questa è stata un'ottima soluzione. Ecco, vedete questi colori. Devo dire, sono quasi tutti o satinati o shimmer, di opachi. Yves Rocher non ne fa molti. Poi ho sempre quest'altra, sempre con gli ombretti di Yves Rocher. Qua ci ho messo tutti i viola, i prugna,
e relative gradazioni. Questi non so perché sembrano di un altro colore, ma in realtà ecco, tira il violaceo questo, e anche questo è una base rosa. Comunque, ecco, qui ci ho messo questi. E nell'ultima ci ho messo i verdi, gli azzurri, più gli altri tre correttori. E questo qua invece è la cialda Incubo di Neve Cosmetics. Ecco, cioè sono una soluzione davvero molto comoda quella di comprarsi, perché le Z palette o Z palette, non so come cavolo, se vogliamo dire all'italiana, all'inglese, quello che è. In realtà ci cioè sono degli affarini che sono più piccole di queste, perché sono tipo quelle da 15 cialdine, sono tipo grosso da qua a qua. Cioè, costano 15 euro, quindi ho detto vabbè, proviamo a risparmiare, vediamo se arrivano, faccio su qualcosa io. E sono soddisfatta perché comunque sono comodissime e ho tutti i miei ombretti a portata di mano. E quindi non mi ricordo più quello che volevo dire. Mio Dio, si vede che ho sonno, che dormo poco in questi giorni. Niente, queste comunque sono tutte le palette che ho, non ne ho altre. Ho altri. Boh, saranno circa 6 ombretti sfusi così alla rinfusa. No, forse un po' di più di 6. Fammi pensare. Allora, ne ho due della Pupa. Uno di Kiko, no, due di Kiko. Sì, dai, facciamo che comunque saranno in tutto altri 8 ombretti sfusi. Poi non ho altre palette, non ho altri ombretti. Perché, insomma, ne ho in sovrabbondanza, penso che non necessito di altre cose in più. La prossima volta invece vi farò vedere i rossetti che ho, tutti i rossetti che ho, che non sono tantissimi, un po' si assomigliano tutti, però ve li farò vedere molto volentieri. Sono un po' confusionaria. C'ho qualche problema in questi giorni, non so qual è, ma sto facendo un video che è più comico che altro. Vabbè, spero perlomeno di avervi divertiti. Per chi volesse sapere cos'altro ho in faccia, dunque, il blush che qui sembra pesca, oh mio Dio, in realtà è un rosa che tende quasi al fucsia, fate un po' voi come si vedono bene i colori, è un blush liquido che è in un tubetto così della Yves Rocher, che però credo che ormai sia fuori produzione, era un'edizione limitata. Sulle labbra ho un semplice gloss, è un gloss. Un fucsia scuro, qualcosa del genere, della Astra. Cioè, purtroppo non c'è scritto sul boccettino il numero o il nome della gradazione, c'è scritto solo Astra illuminante, quindi non ho idea di che colore sia. Bene, vi saluto perché mi sto dilungando, sto dicendo una valanga di cavolate, quindi vi saluto alla prossima. Ciao!